Ciao a tutti, sono Luigi Frascinetti della ditta Nauticaravan di Imola. Volevo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale, fare domande nel caso in cui abbiate dei dubbi o qualcosa non sia tanto chiaro. Oggi andiamo a vedere un Porsche furgonato Summit 640, anche oggi dalla testa ai piedi. Oggi presentiamo un Porsche Summit 640. Questo Porsche Summit 640 è un veicolo in realtà di 6,36 m, nella parte superiore c'è una piazza d'armi, ci possiamo mettere quello che ci pare. Lui ha di serie un oblò grande, il 70x50 sopra al tavolo, un oblò 40x40 sopra al bagno e un altro oblò 40x40 nella parte della camera da letto posteriore. E questo fa sì che ci sia spazio per montare pannelli solari, ci sia spazio per montare eventuali antenne della televisione. Ne approfittiamo che qui non abbiamo ancora montato la veranda, vi volevo fare vedere, questi sono i supporti originali della carrozzeria, in questo caso è una versione Citroen, ma se fosse un Ducato sarebbe la stessa cosa, un Peugeot uguale o un Opel uguale, e dove vengono ancorate le staffe o per un portapacchi oppure per la veranda. In questo caso è un veicolo di 6,36 m e quindi ci va una veranda di 4 metri e le staffe, diciamo così, e i T per fermare appunto le staffe, in questo caso sono addirittura 5 e ne vengono utilizzati 4. Comunque 1, 2, 3, 4 e 5 ne vengono utilizzati 4. Viene applicato qui in modo tale che non ci siano fori da fare quando si installa la veranda. Questo qui è un Summit 640 con meccanica Citroën. È un 165 cavalli ed ha una versione EVI. La versione EVI la riconosciamo per via di questi carter di colore nero che sono sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Poi, se con più attenzione, lo riconosciamo dai cerchi, che sono dei cerchi che sono di 16 pollici ma che hanno un interasse di 1,5 cm maggiore della versione light. Ugualmente si riconosce dalle balestre, che normalmente è un pochettino più alto, si riconosce anche dalla parte sottostante, dove si vedono i dischi dei freni che sono più grandi e le pastiglie dei freni che sono più grandi. Andiamo avanti. La versione Summit 640 nasce con l'opzione del gradino esterno. In questo caso non era stato richiesto dall'acquirente. Bocchettone di riempimento dell'acqua buona. Nella versione 636 mi accorgo che ci sono tre luci di ingombro e questa è originale, che siamo Citroen o che siamo Fiat, è in origine. Riempimento dell'acqua potabile posteriore. Vi voglio far presente che questo veicolo è un 6,36 m e il veicolo da 6 metri normalmente arriva qui. Quindi, mantenendo lo stesso passo, con una differenza del genere, il 636 non è un veicolo da escludere, anzi, perché avrò dei miglioramenti nella parte interna, nella parte della camera da letto. Questa è la differenza dei 36 centimetri. Questo veicolo non possiede le finestre posteriori. Nella versione Summit sono opzionali, quindi nella camera da letto, dove dormirò con la testa, posso decidere se voglio le finestre oppure no. In questo caso la scelta è stata quella di prenderle senza. Cassetta del gabinetto,
In questo caso è della Dometic, ha sempre la sua apertura con due pulsanti. La cassetta è estraibile verso la parte, diciamo così, esterna. Ha sempre il trolley per poterlo portare allo scarico una volta che è pesante. Verificate sempre prima di estrarre la cassetta che all'interno della tazza non ci sia acqua, altrimenti quando la vai a tirare fuori ti sporchi tutta quanta la cassetta e il portacassetta. Scarico delle acque insaponate, scarico delle acque grigie, aspirazione scarico della stufa, presa esterna della 220, una volta che sono attaccato a 220 avrò l'impianto interno nelle prese 220 che funzioneranno appunto a 220. Gasolio, tappo della urea, ovvero la D-Blue. In questo caso è una meccanica Citroën, quindi cruise control, volante in pelle, cambio in pelle, con la parte sottostante libera dove poter mettere degli oggetti, e oscuranti plissettati sia nelle finestre laterali che nella finestra anteriore, in questo caso di serie perché ha il pacchetto all in. Andiamo oltre e finiamo con i fendinebbia nella parte anteriore e le luci diurne a LED, in questo caso fendinebbia e DRL. Ora passiamo alla parte interna, che lì ce n'è un po' da dire. Allora, questo veicolo ha un gavone esagerato, quindi cominciamo a farlo vedere dal di dietro. Qui lo apriamo senza fare tanta fatica, tanto non ci sono le finestre, non c'è il rischio che si possano rompere. L'illuminazione è temporizzata, quindi apro i portelloni, si illumina per vedere un po' il gavone. Qui all'interno c'è il serbatoio dell'acqua potabile con il relativo scarico. Poi il bocchettone di per la pulizia e un altro bocchettone per la pulizia dove andare dentro con eventualmente le mani. Se avete visto, questa doga si può sollevare sia da una parte sia dall'altra, e avendo tolto il gradino centrale, qui c'è uno spazio che è esagerato se in un'occasione hai bisogno di caricare della roba. Per quanto riguarda la parte anteriore, è un armadio. Per quanto riguarda la parte anteriore dalla parte sinistra, è un vano porta oggetti. I rubinetti del gas e del boiler della cucina e del boiler dell'acqua calda. E qui dentro c'è il vano dove possono contenere, dove ci possono stare due bombole da 11 kg, noi le abbiamo messe da 10, ci stanno proprio bene. Rimane anche dell'altro spazio per mettere dentro il cavo della luce o altre cose. Questo vano di carico è un vano che è di 151 per 126, è enorme come spazio. Nella parte alta puoi arrivare fino a 191 cm. La parte posteriore invece ha 5 sportelli, che sono 2 nella parte destra, 2 nella parte sinistra e uno grande nella parte posteriore. Questa U, questo ferro di cavallo, ti consente di mettere dentro un sacco di materiale. Ok. Proviamo ora a richiuderlo completamente, così vediamo il vantaggio dei letti gemelli nella parte posteriore e vediamo anche le misure. Come si fa presto a trasformare un vano di carico esagerato in una camera da letto. Ora guardiamo un po' quanto è grande la camera da letto di questo 6,36 Summit 6,40. Allora, abbiamo 197 centimetri
per quanto riguarda da parete a parete, poi abbiamo qualche centimetro che te lo porta via eventualmente le due finestre. Questo letto è un letto, allora qui si dorme per il lungo, è un letto gemello, diciamo così, e fino alla fine fino a dove si appoggia la testa nella portiera riesce a avere 187, di materasso invece a 181, quindi ci sono 6 cm che lo guadagni. Stessa cosa qui, di materasso ho 196, però ho sempre quei 5-6 cm che li posso guadagnare. Il bello di questo veicolo qui è che te puoi dormire per il lungo, ma se per caso ti capita che sei un nonno con un bimbo, oppure c'hai un bimbo piccolo, due genitori con un bimbo piccolo che magari delle volte gnolano un po' e vogliono stare con i genitori, qui lo puoi fare, perché in mezzo hai in realtà 141 centimetri, quindi uno sta nel letto più cortino, uno sta nel letto più lungo e un bimbo può stare al centro. Però se non ti va bene di stare in un letto gemello, qui puoi dormire tranquillamente anche di traverso, perché te con 141 di larghezza, metti il caso che dormi di traverso, puoi farti tranquillamente un letto tradizionale. Così ti rimarrebbe libero anche l'apertura dell'armadio. Questo per dire. Da qui in avanti il 6 metri, quindi il Summit 600, è uguale identico. Nel 6,40 quello che cambia è la parte posteriore, ovviamente, e anche la riduzione dei pensili, che sono un po' meno capienti. Nella parte interna, prima vi ho fatto vedere come si montava il divisorio. Bene, questo divisorio ha anche due gradini e questi gradini sono tutti e due apribili, quindi ci posso mettere delle cose sia nella parte di sopra e sia nella parte di sotto. Questi sono portaoggetti. Lo spazio non è mai abbastanza. Ogni bucanino, se gli trovano un posto, è un gran lavoro. Andiamo avanti. Per quanto riguarda la cucina, c'è un piano di lavoro che fa voglia. Questo lavandino, diciamo così, non è tanto grande. Lavandino e due fuochi, però ha i suoi due fuochi con la sua accensione elettronica. In alcuni casi abbiamo sostituito il rubinetto con uno a collo di cigno, perché magari per qualcheduno era più comodo mettere dentro una pentola magari un pochettino più alta. Questo è un lavoretto che lo facciamo sempre volentieri. Presa 12 volt e presa a 220. E sotto alla cucina c'è uno spazio veramente importante. Vano e vano, quindi con due chiusure. Cassettoni soft, con la chiusura soft, cassettoni e un mezzo cassetto. Quello ha la ventilazione del frigore, il ricircolo dell'aria del frigore a compressore, e quindi il cassetto è un pochettino più piccolo. Un bel ripiano per avere più spazio come piano di appoggio e due pensili nella parte sopra alla cucina, 1 e 1-2. Qui riusciamo a vedere la lavorazione del legno. È un multistrato, lo vedete bene, questo qui è un multistrato e direi a occhio sembra 16, quindi è un bel legname per diciamo così, forse è anche esagerato, però qui non hanno tanto lesinato. Il Summit sicuramente non è un prodotto economico dal punto di vista di accessori o di legname. E poi il bagno, questo è esagerato. Il Summit è il bagno. Il Summit ha la porta scorrevole. Il suo vantaggio è di avere il bagno girevole, si chiama bagno vario.
Te utilizzi il bagno comodo perché ci stai in piedi se vuoi, hai l'oblò 40x40, hai la possibilità di sederti e nello stesso tempo di riuscire anche a girare per avere il tuo spazio, hai le varie illuminazioni, una presa 12 volte nel caso che uno utilizzi il rasoio, diciamo così, elettrico. Questo è un rubinetto a collo di cigno. Questa tipologia di bagno ha un accessorio, un optional, che in pratica ti dà l'illuminazione sulla specchiera, gli attaccapanni sopra la mia testa e un pensile nella zona della doccia. Ma questo ve lo facciamo vedere dopo. Portaoggetti, attaccapanni, specchiera e specchiera. Questo optional si chiama pacchetto sanitario. Bene, e adesso la parte, diciamo così, proprio del summit è questa. Questo qui, te hai una doccia veramente grande con il suo miscelatore e la sua doccina dedicata, e qui anche un gigione di 100 kg ci riesce a stare bene e riesci a farti la doccia senza sbattere di sopra. Questo direi che è proprio un bel bagno. Premetto, questo bagno che è del 6,40 è il medesimo della versione 600. Abbiamo girato i sedili, nella parte alta c'è la cappelliera utilissima dove gli metti dentro un sacco di roba nella parte sopra la testa. In questo caso c'è il tavolo alternativo con la prolunga per poter ospitare anche la quarta persona sul tavolo e nello stesso tempo questo può diventare un kit terzo letto che dopo vi facciamo vedere. Nella parte sotto c'è un porta oggetti, un pozzetto, anche in questo caso con uno spessore di multistrato veramente grosso, vedi? E questo è un porta oggetti nella parte sotto al tavolo. Ugualmente, se te sei qui a tavola in quattro persone, magari vuoi apparecchiare, metterti in condizione di doverti alzare poco. Questo piano di lavoro diventa interessante e anche questo diventa interessante. Chi è a sedere qui può arrivare comodo ad aprire il frigorifero. E questo frigorifero si apre sia dall'interno e sia dall'esterno. Porta doppia, anche questo è, diciamo così, la versione ultima con il frigor in testa. Ora giriamo tutto e proviamo a fare il terzo letto. Allora, il kit terzo letto anteriore ora lo abbiamo assemblato. La sua lunghezza è 186 centimetri da parete a parete, mentre da materasso schienale alla fine del materasso è 105 centimetri. Nella parte dei piedi è più strettino perché è un letto, diciamo così, da 1, è sui 62 centimetri. Bene, questo è il kit terzo letto installato. È ovvio che chiude il passaggio per la parte, diciamo così, dell'uscita della portiera, mentre lascia il passaggio nella parte anteriore. Ora lo smontiamo. L'acqua ora il kit terzo letto è, diciamo così, smontato e ritorna in origine. Poi dopo, se voglio, gli blocco la parte centrale e il tavolo torna nella sua posizione. Bene, cos'altro c'è? Nella parte sotto alla panca, in questo caso c'è una stufa a gas da
4000 calorie e nella parte anteriore c'è i vari trasformatore carica batterie, il fusibili e il magneto termico della 220 volt. La parte anteriore del 6,40 è uguale a quella del 6 metri. Quello che cambia è la camera da letto. La dimensione esterna è di 36 cm, il vantaggio ce l'hai tutto nella parte di dietro. L'interasse però, la distanza delle ruote fra il 6 metri e il 6,36 è lo stesso, quindi il raggio di sterzata è sempre uguale, capito? Quindi il 6,36 mi avvantaggia di dietro. Quindi un veicolo da tenere in considerazione. Terminiamo con il Summit 640 nella parte sottostante. Qua vediamo che c'è la ruota di scorta. Questo veicolo ha il pacchetto Lean, quindi la ruota di scorta fa parte di questo optional. Vediamo che è una versione EVI, quindi vediamo una balestra molto molto rinforzata e degli ammortizzatori molto molto grossi. Ha i freni a disco anche posteriori. Questa è una caratteristica del Ducato. Questo è il serbatoio di recupero delle acque grigie, in questo caso è riscaldato, qui entra la sonda per la temperatura. Questo è la valvola di scarico delle acque grigie. Questi sono i tubi di scarico delle acque grigie, quindi due che vengono giù dalla doccia, uno che viene giù dal lavandino, del bagno, e dall'altra parte uno che viene giù dalla cucina. Se voi vedete, il serbatoio, diciamo così, ha una pendenza verso di lui. Di solito nelle abitazioni fanno una pendenza di circa un centimetro al metro. Ecco, per scaricare l'acqua insaponata, quando c'è mezzo metro e hai una pendenza di circa mezzo centimetro, 6 mm, già è sufficiente per fare in modo che l'acqua arrivi nel serbatoio. Se l'acqua non si ferma nella tubazione ma arriva direttamente nel serbatoio, capite bene che è quasi impossibile che la tubazione si ghiaccia nel percorso. Andiamo avanti. Questo qui sono le staffe per fissare le cinture di sicurezza, ognuno lo fa a suo modo e in questo caso vedo che è bello bello robusto, zincato a caldo per immersione e una bella struttura. Andiamo ancora avanti, il gradino qui non lo vediamo perché qui è opzionale e quindi non è stato preso. Questo qui è il serbatoio dell'urea, della AdBlue. Questo è il serbatoio del carburante, quindi del diesel, della nafta. Questo è dove si mette la batteria dell'avviamento. In pratica siamo sotto i piedi fra il conducente e il passeggero. Andiamo ancora avanti, qui vediamo dei semiassi che sono veramente molto grossi. Le pinze dei freni, il disco dei freni è autoventilante. Questo è un diametro maggiore perché questo veicolo è un veicolo EVI. Anche la pinza dei freni è più grande in modo tale che possa fare più aderenza in caso di frenata. Filtro dell'olio, coppa dell'olio, radiatore dell'intercooler. Abbiamo visto il Summit 640. Della Postle, Summit 640 della Postle, è un veicolo adatto per una famiglia da due persone, adatto per una famiglia da tre persone e nel caso in cui uno abbia un bimbo, se lo prende dietro periodicamente o che ne so, è adatto anche per la famiglia da quattro, se in tre si sta nel matrimoniale di dietro e uno dorme nella dinette anteriore. Bene, per due è l'asso di briscola, quando te ti vai a letto non dai fastidio a uno e all'altro e quando te ti alzi, se avete degli orari diversi, se si utilizza col letto gemello, uno esce, l'altro esce, non se ne accorge nemmeno. Noi siamo a Imola e quindi se il nostro filmato vi è piaciuto mettete un like, se vi iscrivete al nostro canale ci fate un piacere e così siete aggiornati
anche per le novità che ci saranno il prossimo mese.